Continua anche oggi la storia del cibo. Dopo la preistoria c'è subito la civiltà egizia. Che dal 5000 avanti Cristo, no? Cristo, scusate, fino all'epoca romana, dà una grossissima evoluzione alla storia del cibo. Ricordate che a scuola ci dicono sempre che c'era il Nilo. Il Nilo cosa portava? Il? Cosa portava il lì? Vedi, i giovani oggi non sanno che il Nilo portava il limo, era un fertilizzante naturale. E gli egizi utilizzavano queste zone per coltivare le lenticchie, i porri, i cetrioli. I cereali erano largamente coltivati, vennero per la prima volta schiacciati e anche setacciati e incominciarono a essere create le farine bianche. E cosa nacque dopo la focaccia nella preistoria? Rossi, cosa nacque nell'Egitto come cibo? La poche? Nacque il pane, signori e signori, con la farina scura il pane per il popolo, con la farina sedacciata e raffinata il pane per i faraoni. Come si distingueva il cibo della classe più abbiente rispetto alle popolazioni meno abbienti? Il cibo dei nobili egizi era basato sul bovino, i cereali, un sacco di verdura, un sacco di miele. Si facevano le maschere col miele. Olio di maniera bello, quando mi fanno il geroglifico. Teo, spostati un attimo che ti sto riprendendo questo geroglifico, Spostati un po' la spallina, amore. Dai, amore, così. Oh, Cleo, posso dirti una cosa? Sei proprio geroglifica. Mentre i poverelli, la parte proteica era data da volatili. Che vita! Si sveglia alle 6 di mattina, va a fare la piramide, non mangia un cazzo. Ogni tanto mangia una pernice e una quaglia. Poi c'è il limo, esonda il limo, e sposta il limo, e fai la piramide, è schiavo, è Mosè che ci porta via. Io volevo rimanere là che faceva caldo, andiamo in Israele, torniamo indietro. Oh, ma siamo pazzi! Voglio sindacato! Non era ancora diffusa la pratica dello stufare il cibo per lungo tempo, ma era sempre di gran moda il fatto di abbrustolirlo, cucinarlo, arrostirlo, eccetera. Venivano utilizzati pochi latticini. Due cose ancora importanti per chiudere. Era molto diffusa anche la pratica di friggere nel grasso d'oca e soprattutto nell'epoca egizia nacque che cosa? La birra! Immaginate uno che finiva la sua giornata dopo aver costruito la piramide con l'anziano faraone con le mani dietro la schiena che osservava il cantiere. Oh, ma hai sbrigato? Cioè, nel senso, c'è ancora sto culo della sfinge da fare da 3 mesi. Qui, ma qui muoio prima che si veda la punta. Andava nel bar del paese del vicino Nilo e si prendeva una bella pinta di birra.